Cioè, si conclude un percorso davvero importante naturalmente per tanti giovani che si avvicinano al teatro e che sperano in questa strada, in questo futuro. Sì, è un percorso che è cominciato già da diversi anni, devo dire, però la cosa bella è che ogni anno cresce in maniera esponenziale perché i ragazzi aumentano, aumenta l'entusiasmo, aumenta anche l'attenzione che il Teatro Bellini riversa su questa scuola. Perché non riesce ad agire e vendicare il padre. Chi sei tu? La crisi di identità, questo è il vero problema di Amleto. Non è solo l'icona della follia e del dubbio. È davvero qualcosa di speciale, perché un teatro così importante è dedicato a questa scuola e ai bambini, e ai ragazzi, bambini, perché il corso va dai 7 ai 17 anni, più o meno questa è la fascia di età. Un teatro così non è una cosa da poco, insomma. Travici ha firmato la regia ma anche l'adattamento di un testo difficile ma che ha parlato un linguaggio anche moderno con dei valori e dei concetti molto attuali. Sì, allora il testo è veramente impegnativo e quando per esempio io ho fatto presente alla direzione avrei fatto questo testo mi è stato chiesto pure, no? Dice, ma una cosa così complicata, complessa, però l'adattamento l'ha sicuramente alleggerito perché essendo ambientato in una, diciamo, un laboratorio studio sull'Amleto e poi secondo me in realtà è molto attuale, almeno ho cercato di attualizzarlo con i conflitti che ci sono nel mondo, rendendo questa metafora dell'Amleto come qualcosa che una trasposizione del conflitto di Amleto con le guerre e i conflitti che ci sono nel mondo e quindi le drammatiche conseguenze che si riversano sui ragazzi che poi partecipano e sono vittime di questi conflitti. E la cosa più bella è vedere tanti ragazzi della loro età che spesso perdono interesse facilmente su, oppure sono distratti, non è che perdono interesse a tante cose, e applicarsi in maniera così impegnativa su un'arte come quella del teatro, che è un gioco, ma un gioco fatto anche di impegno, di studio e di conoscenza, è una cosa veramente bella. Bellissima esperienza e devo dire che mi avete regalato un sacco di emozioni, mi avete veramente emozionato.